finiamo di recuperare tutto e si va verso Malaga. Aia. Vai! Ma bene. Ma non è che c'è il coprifuoco e ci taglia le gambe. Cazzo! Si necessita così le canto di mago. Ne sono due. Dai. Se arrivai alla stazione di Maria Zambrano de Malaga. No, sta papele della limpieza del parcheggio. Entrata addosso. Sapete chi è Boy Luke? Ci vanno sugli handicappati, bro. No, hai ragione. Dopo. Quel mago? Ho editato 7 ore, ho editato il vlog che uscirà tra poco. Dai, andiamo. Vabbè. Bene, guardate qua la stazione della Disney. Siamo in coda qua per un taxi direzione. Non me ne ricordo. Hotel Indigo. Ah sì, giusto. Bene, siamo arrivati all'Hotel Indigo che però... Ah, qua, vai dritto, bro. È psichedelico. Sì. Sei magico. Yeah? Yes. Creepy. Mamma mia, un caffè illy. Mi sento quasi a casa. Boh, dai, non male la camera alla fine. No, ci sta, dai. 30 euro a persona. Ci sta. E vediamo il bagno, soprattutto che è la cosa che mi interessa di più in questo momento. Very good. 110 adesso. Qua è difficilissimo. 1000. 1001. 1002. Sei pompa però, eh. Ma cosa dici? Bene raga, siamo usciti dall'hotel, adesso andiamo a fare un giretto in centro a vedere la Place del Sol, come si chiama? Place del Sol. E dopo andiamo a trovare Giancarlo Scalia che lavora in un negozio di magia qui a Madrid e quindi, boh, oltre a conoscere Giancarlo che è un mostro, magari scatterà qualche acquisto. Cosa hai preso, bro? Zanzerotto. Non so come si chiama. Eccoci a Plaza del Sol, no, Puerta del Sol, no, Plaza. C'è scritto sull'angolo là. Eh? Dove c'è scritto? Lì. Cosa dice il navigatore, bro? 6 minuti. 6 minuti. Eccoci arrivati al negozio de magia. Grazie. Vale. Mi hai fatto da zio tra l'altro. Mi sono cagato addosso. Che sono stracagato addosso. No, ti dicevo, le cose fighe qua sono i libri, appunto. Questi che sono, diciamo, della casa di tutti qua del negozio sono tutti questi. Okay. Questi. Yeah. 86, non è neanche nato. Ma cosa c'è la botola? Ma dove siamo? Da fuori, cioè
Perché Bruce Elliott? Sono buonissimi questi riffi. Dai. C'hanno una quantità di polvere sopra. Però sono bellissimi, sono buonissimi. Vabbè, ti credo. Ah, lui è il guardiano, vero? Cos'è, un arco quello? Sì. Libri. Questo lo usi un po' come magazzino, un po' come... Attenzione qua la testa. Io scommetto 20 euro. Ok. Voi potete scommettere, se no vi lascio il mio PayPal e potete... Va bene. Gian.scali... No, vabbè. Scommetti 20 euro, buono. Con i dadi, avete già giocato a dadi? Beh, sì. Bisogna prima sapere qual è la mano fortunata, eh? Beh, 6-2, dai. 8 è buono. Aspetta, sì. Vediamo l'altro. Questo è meglio. 9, sì, 9. Meglio. Iniziamo con una. Ok. Iniziamo solo con un dado. Qual è il massimo che si può fare con un dado? 6. 6. Aspetta, era iniziare con un dado solo. Sì, sì, sì. Perché l'altro sta... Sì, l'altro sta in tasca. Vabbè, facciamolo con due. È uguale, okay? Sì, sì, sì. Qual è il massimo con due dadi? 12, no? Aspetta. Uno l'avevo tolto, no? Eh sì. Cioè, se io qua ho due dadi e uno lo tolgo... Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, no. Sì. Quanti dadi? Perché adesso il gioco è cambiato, non si sa se sono... Quanti dadi? Due. Due, no? Due. Uno, due, due e mezzo. La scommessa è cambiata, eh? Eh sì, di brutto. Guarda, adesso già si sa qual è il gioco. Cioè, se è indovinare il numero dei dadi o se, per esempio, ne uscirà uno fuori, uno piccolo, uno grande. Per esempio, guarda, piccolo, grande, questo è piccolo, grande. È grande. Grande. Uff. Madonna! Un mattone! Allora, scommettiamo un altro giorno. Sì, esatto. È difficile da fare così, che è cotta, però è tutta morbida. Capito? Non è tutta qui, cioè, la cosa è con una mano, no? Vedi? No, vabbè, ma è follia. Per farlo da qua, dicevo uno, due, tre carte su questo asso. Uno, due, tre. Uno. Se c'hai tipo rosse nere in modo che non appare un'altra carta. Sì, 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 sì. Bella raga, scusate l'assenza un paio d'ore, ma eravamo appunto usciti dal negozio con Giancarlo, che ci ha fatto vedere delle cose assurde, veramente un genio. E se fate mangiare qualcosina, tortiglia, sto passando in un ristorante, che ristorante era? Bro, palestinese? No, era peruviano. Peruviano. Terrificante. No, come... A me non dispiaceva sinceramente, perché era un po' particolare. Quindi detto questo, siamo tornati in hotel, siamo crollati un'oretta, adesso piccolo refresh e poi andiamo in questo posto che vi ho tanto decantato, ma ancora non vi dico niente. Allora, al teatro Encantado, por favor, en calle de Pozuelo de Zorzón. Teatro Encantado. Bene ragazzi, siamo arrivati a destinazione e quindi dopo tanto hype e tanta attesa siamo finalmente arrivati al teatro Encantado, che come vedete è questo, e grazie a Dani ci ha fatto recuperare due biglietti da Woody Aragon, che è quello che vedete là davanti alla porta, per un spettacolo di close up di Juan Tamariz, di Juan Tamariz. Quindi a 78 anni fa un spettacolo di close up, è la prima volta che lo vedo e sono, non so, veramente viene da piangere. Cioè tra Dani, tra Scalia, Pomeriggio, adesso c'è Woody Aragon, Tamariz, follia. Bene ragazzi, siamo dentro il teatro Encantado, ci siamo a un metro da Tamariz. Hola, ¿qué tal? Así que señoras y señores, un placer para el Teatro Encantado presentar a Consuelo Lorgia y al gran Juan Tamariz. Thank you.
Hotel Indigo o Indigo. Una rivolta laggiù. Tranquilla, mamma. Portando con la polizia, con i vigili del fuoco. Bene raga, allora sono distrutto e come avete ormai già capito, siete arrivati fino a questo punto, siamo stati allo spettacolo di One, è stata credo a livello magico sicuramente l'esperienza più bella della mia vita o comunque quella che mi ha trasmesso e mi ha fatto capire veramente 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 una marea e una marea di cose, l'energia, il sentimento, le emozioni che riesce a trasmettere, considerando che ha, ragazzi, ha 78 anni, cioè, e ha fatto una routine di carta ambiziosa con tre passaggi che ha durato 20 minuti. Cioè, chi è mago capisce quello che voglio intendere. Cioè, ragazzi, è assurdo. Ha tenuto un'ora e mezza più di spettacolo e al di là del punto di vista tecnico, cosa è veramente quello che è riuscito in grado di trasmettere, di emozionare, qualcosa di indescrivibile. Quindi, detto questo, io sono distrutto. Mi ho dormito 8 ore negli ultimi 2 giorni, finito lo spettacolo, ovviamente non abbiamo potuto filmare dentro, siamo stati a cena con Giancarlo Scalia, Michele Ghea, Woody Aragon, c'è tutta una serie di persone e anche la cultura e la passione magica che c'è qua in Spagna, ragazzi, c'è tutto, non ha niente a che vedere con noi, c'è anche la persona più sfigata che pratica magia, comunque a un livello veramente eccelso, c'è una qualità incredibile, sono veramente contento e orgoglioso e fortunato di essere qui e aver vissuto questa esperienza e credo che lo spettacolo di oggi mi abbia fatto capire tanto e niente. Quindi dopo questo vi mando la buonanotte.